Un girone fa iniziava il nostro viaggio ricco di aspettative, sogni, speranze, altre aspettative, sogni e speranze, non ancora svanite, anzi. Oggi parte il girone di ritorno, la seconda parte di questo percorso da affrontare con ancora più entusiasmo, ancora più voglia, ancora più fame. Il Città di Varese continua la sua rincorsa alla salvezza, alla ricerca della continuità. Di fronte il Sestri Levante da riscattare, l'1-0 dell'andata. Amici biancorossi, benvenuti a Città di Varese, Sestri Levante, 20ª giornata del campionato di Serie D. Andrea Menon e Matteo Ponti. Formazioni, allora, Città di Varese conferma l'11 visto nella scorsa gara contro il Dertona. C'è Cessi, Aulis in porta, Giugno, Mapelli, Parpine, Le Marcaletti, la linea difensiva, Gazza e Romeo, i due mediani, Otele, Balla, Capelli, dietro a Della Vedova. Fuori dallo stadio. Palla in avanti, Buso riesce a scappare dalla pressione, deve accorciarlo Parpine, può puntarlo, numero 10, 1 contro 1, sterza, prova ad andare sul destro, cerca una palla in mezzo, forte! Attraversa tutta l'area di rigore, non può prenderla nessuno. C'è il richiamo di Siaulis. Giugno, palla in avanti a cercare Otele. Spizzica, bravo di testa, la mette forte in mezzo, può arrivare il rimorchio di Capelli che non l'aggancia. Incredibile, non l'ha agganciata Capelli, prova a tenere la palla, non può tenerla in campo. Io credevo andasse proprio a impattarla subito. Forse voleva un po' sterzare, tornare indietro, alla fine rischia di perdere questo pallone, lo tocca Balla, flipper, e il primo a uscirne è Romeo. Molto bravo a giocarsi subito questo pallone per Otele. Otele, attenzione al contropiede della Città di Varese. Otele prova a scappare, prova a entrare in area, calcia col destro, incrocia. Fuori, ma non di molto. Seconda occasione per il Città di Varese. Poi c'è un'organizzazione, ci deve essere uno scaglionamento. Però l'aveva creata ancora Balla, perché facendo quell'esca lui era stato bravo poi ad attaccare immediatamente l'area. Eh sì, abbiamo detto, loro due si intendono piuttosto bene, si capiscono, parlano la stessa lingua. Palla in mezzo, forte, traversa. Pazzesco. E Mapelli se la ritrova lì, non può correggere in porta. Attenzione però, Otele che riesce a recuperare. Primi 5 minuti soporiferi. Soporiferi, prova ad accenderli. Allora, adesso Della Vedova che può puntare uno contro uno, far vedere di avere tanta qualità. Entra in area, bravo col dribbling, mette in mezzo. Non può arrivarci nessuno, arriva la chiusura di Cavalli. Sulla seconda volta. Un compagno nel mezzo, non l'ha trovato. Balla, buono il suo dribbling diretto, palla proprio per Della Vedova che aggancia, calcia col sinistro, deviato, arriva il salvataggio sulla linea sul tiro di Capelli. Clamorosa occasione per il Città di Varese che rimane in avanti con Marcaletti. Girato di spalle, costretto a tornare indietro, questa è davvero grossa come occasione. E allora c'è Croci sul pallone con il destro, con lui anche Salvatico che infatti parte col mancino. Siaulis si distende e ci arriva molto bene, e l'abbiamo visto nella prima parte di stagione, sa essere determinante nelle giocate. Attenzione alla sventagliata di Balla che è molto profonda ma molto precisa e trova Capelli isolato per l'uno contro uno con Cavalli. Capelli può saltarlo, prova a puntare, calcio di rigore, calcio di rigore per il Città di Varese. Se lo prende Capelli, palla da una parte, dribbling, gli sbatte addosso, calcio di rigore. Bravo Balla contro Salvalaggio. Parte col destro Balla, lo spiazza e porta in vantaggio il Città di Varese, 1-0 a segno. Besmir Balla, quarto gol in campionato. Ottimo, l'ha guardato fino all'ultimo, fino all'ultimo, ha rallentato il passo, palla da una parte, portiere dall'altra. Sì, il loro ruolo. Sì, dovranno sicuramente abbassare molto. E Bagua riesce a fare schermo col corpo su Kella ad andarsene anche in ripartenza, arriva in area, può andare a calciare col sinistro, calcia fortissimo, palla sul fondo, primo spunto di Giulia Bagua, queste sono le sue qualità. Dai, per provare a puntare, è quasi finita. Buffo, bravo Romeo, in scivolata, generoso, importante, decisivo, il recupero giusto al momento giusto, è finita adesso in Città di Varese, rompe il tabù, vince al Franco Ossola, vince 1-0 sul Sestri Levante e decide la rete di Besmir Balla. Fondamentale, sfatato il tabù dell'Ossola finalmente, ed è una squadra che si deve salvare, inizia a fare punti pesanti in casa. Prima vittoria di questo campionato in casa, nella gara, la prima del girone di ritorno, fondamentale per ripartire, fondamentale per invertire la tendenza, fondamentale perché questa è una gara diversa dalle altre, perché è una gara con un'emozione diversa, con uno spirito diverso di battaglia, e il Città di Varese ha dimostrato di non essere solo una squadra che può giocare, ma che se c'è da fare battaglia fa battaglia e lo sa fare.